Allora, io mi tessero ampi, allora, io mi tessero ampi perché credo nei valori della resistenza. Avete presente la resistenza? Molti di voi non sanno cos'è. Peccato. Peccato. Bisogna leggere, studiare, perché come diceva Don Milani, ogni parola che non sai è un calcio nel culo che ti prendi quando cresci. Io credo nei valori della resistenza e in chi ha permesso e realizzato la Costituzione italiana. Io mi tessero ampi perché sostengo i valori dell'antifascismo e della memoria storica. Beh, qui non ci sarebbe neanche bisogno di dire niente. Però la memoria spesso viene tradita in questi tempi. La memoria dell'Olocausto, la memoria della deportazione. La memoria, per esempio, nel 1938 in Piazza dell'Unità a Trieste. Mi fa schifo dire il nome Benito Mussolini. Dichiara le leggi razziali. Queste sono, quando io lo dico agli studenti, amici di mio figlio, mi guardano come le leggi razziali, come le leggi razziali, cazzo ragazzi, ma non sapete un cazzo allora, perché non ve lo insegnano, perché non ve lo insegnano. Quindi la memoria è importante, perché sostengo i valori dell'antifascismo e della memoria storica, che voglio Bebo Storti, che il sacrificio e il martirio di milioni di persone non si ripetano mai più nella storia, ahimè, i tempi sono maturi, perché accada qualcosa di orribile. Insomma, io non vorrei che si ripetessero mai questi orrori di cui siamo stati, io no direttamente, ma di cui siamo storicamente testimoni. Io mi tessero ampi perché la resistenza non sia solo memoria del passato, ma esercizio del presente. Questo è fondamentale. I nipoti, i figli di coloro che hanno liberato l'Italia, cioè i partigiani, tengono aperti le serie dell'ampi. Questo è meraviglioso. Cioè le generazioni si susseguono, ma l'ampi esiste sempre. Quindi esistono ancora la memoria, l'antifascismo, eccetera. Ci sono tanti fascismi, non solamente quei coglioni che ancora si mettono l'erbace e vanno sulla tomba di Benito Mussolini a fare pratica di fascismo, ma quelle gente che poi... E comunque, per una nuova e costante resistenza, ora e sempre, per non dimenticare. Questo è il messaggio finale. In più, devo aggiungere che anche io, Bebo Storti, sostengo il progetto Per non dimenticare di Nuovo Milanese. Detto questo, ormai ho esaurito il mio tempo a disposizione. Io ho fatto questa tessera non perché mi faccia piacere, cioè io non è che ho bisogno della tessera, cioè ho bisogno della tessera dell'ampi, no? Cioè, l'ho fatta perché ho pagato intanto per farla, questo è importante. Ma l'ho fatta perché il valore simbolico di questa cosa è più importante del suo valore storico. In questo momento storico è importante ricordare cos'era l'ampi, cosa hanno fatto i partigiani, se poi... uscendo con la macchina vuoi riprendere un muro di libri sui partigiani che io ne ho quasi 400, per cui ma questo simbolo in questo momento storico italiano è più importante quasi del suo significato storico, che resta fondamentale, importante, che va ricordato. Beh, già la mia è un 10.134, quindi vuol dire che ci sono almeno 10.134. E se vuoi farti sto muro a partire da qui sono tutti io sulla liberazione. Questo è bellissimo. Questo ce ne hanno due copie. Questi qui ce ne hanno due copie di questo qua. E sulla bancarella. E quello che lo vendeva non sapeva neanche cosa aveva. Eravamo io, un signore molto anziano, che penso fosse un vecchio partigiano, qualcosa del genere. E stavamo puntando lo stesso libro, perché non si vedeva che erano due, non stavamo puntando. Io naturalmente non volevo essere grigio, ho fatto guarda, lo compri lei, non si preoccupi. E lui mi ha detto, bellissimo, mi ha detto, no, ma io quelle cose le ho vissute, lei invece le legga. Poi abbiamo scoperto che erano due. Allora ce lo so. Questo...